Questa storia inizia quando ero un bambino di 11 anni ed ero appassionato di informatica in un paesino della Sicilia centrale. Potete immaginare che a quei tempi non era facile avere accesso a delle informazioni su un hobby così peculiare. C'erano gli home computing, però io ero appassionato di programmazione, per cui era un po' difficile. L'unica salvezza erano le riviste di informatica. Qualcuno forse ricorderà. Andavi in edicola e compravi queste riviste, a volte scritte tra l'altro da grandi professionisti del settore, e una di queste si chiamava MC Microcomputer. Avevo un grande staff a Roma, una rivista veramente eccezionale, ce ne fossero oggi. Sfogliando questa rivista, lessi di un nuovo paradigma di programmazione che si chiamava programmazione orientata agli oggetti. E il linguaggio di programmazione era il C++. Io dicevo, ma questi oggetti che sono? Il bicchiere, la sedia, non possono essere gli oggetti quelli della vita quotidiana. Quindi c'è una trasfigurazione informatica del concetto di oggetto. Ma che sarà mai? Però ovviamente non potevo chiedere quasi a nessuno. Poi mi venne in mente che il fratello maggiore di un mio amico di infanzia era iscritto ad ingegneria elettronica. Era più grande di me, però io conoscevo il fratello più piccolo. Per cui mi incamminai, perché è l'unico mio mezzo di locomozione. I quadricipiti, i femorali, e andai a casa sua. Suonai e disse a sua madre: può far scendere per piacere suo figlio? Questo dice: ma che vuole? Comunque, gli chiedo: ma questa programmazione orientata agli oggetti, il C++, ma che cosa sono? E lui mi disse: senti, la programmazione orientata agli oggetti è quando la programmazione inizia a toccare, a parlare di filosofia. Lascia perdere, ma fai cose più semplici, è un concetto proprio estremamente complicato da afferrare. Ecco, per me questa immagine è l'immagine dell'isolamento culturale. Voglio sapere una cosa, ci provo, non ho alcuna risposta, me ne torno a casa a piedi. Ora, questa esperienza non la ripetei più assolutamente 8 anni dopo a Palermo, nel quartiere della Vucciria, dove abitavo perché ero studente universitario là. Erano i primi tempi di internet. Per sbaglio ho comprato un modem, nel senso che volevo comprare una scheda video, sono tornato indietro, cosa che non andava, quelli mi fanno: guarda, i soldi non te li posso ritornare. Allora dico, allora dammi un modem. Tipo quando compri carciofi e dici: sono 2 chili, lascio. Mi faccio dare sto modem, me ne torno a casa e con un mio amico iniziamo a connetterci ad internet. Ora, io non lo so se qualcuno di voi nel 95, 96, 97 si è connesso ad internet. Internet era molto più piccola di come è ora, ma sembrava sterminata, infinita, mastodontica. Uno non riusciva a credere che ci potessero essere tutte quelle informazioni, tra l'altro non informazioni che potevi trovare da un'altra parte, in quel posto, gratuitamente. La prima cosa che scaricai fu un manuale su come aprire tutti i catenacci e le serrature, 500 pagine. Ma com'è possibile che c'è questa cosa su internet? Dopo un po' di navigazione mi resi conto che esisteva pure, oltre al manuale, una nuova corrente di software che si chiamava software open source. Per la verità, ai tempi si chiamava free software, poi c'erano due correnti, oggi è conosciuto di più come open source. Questo open source dava sistemi operativi, linguaggi di programmazione, database completamente aperti. Non erano solo gratuiti in termini economici, potevi scaricarli, guardare dentro i codici sorgenti, proprio l'implementazione come era scritto, modificarli, rivenderli se volevi, utilizzarli o così come erano dopo che avevi fatto le modifiche, potendo guardare dentro anche capivi come erano strutturati, come erano progettati. Era una cosa rivoluzionaria. Ma dopo che mi concentrai un attimo, dopo lo stupore iniziale, dissi: per fare questo sistema che io sto scaricando gratuitamente in maniera così aperta, servono decine di persone per alcuni anni. Ma quindi chi è che l'ha scritto? Chi sono questi pazzi? E facendo una ricerca trovai che era un movimento culturale che era nato nelle università americane, perché c'erano delle persone che era nato tanti anni prima rispetto a quando io ho iniziato ad avere accesso, e là stava esplodendo. Avevano intuito che il software era troppo importante per essere chiuso, perché avrebbe rivoluzionato la società, avrebbe rivoluzionato gli armamenti, l'economia, la medicina, tutto. Quindi che ci teniamo il software per noi solo per una questione economica? È troppo rischioso. Volevano accelerare la tecnologia e la società, per cui davano il software a tutti, facendo anche grandi sforzi implementativi ed essendo loro tra i migliori del settore.
Poi si diffuse pure in Europa e oggi forse gli europei scrivono più open source di tutti gli altri. Però il punto era che partivano da un punto di vista diverso, di massima condivisione delle informazioni. Allora il paradigma economico era contrario a quello. Io cerco di darti il minimo facendomi pagare di più, poi se vuoi di più inizio a centellinarlo, mi devi pagare ancora di più e sicuramente non ti svelo i miei segreti, non ti faccio vedere il codice sorgente. Se sono il mastro e tu lavori per me, ti dico giusto quello che mi serve dirti affinché tu possa collaborare alla mia azienda. Di più no, perché sennò poi mi rubi il lavoro. Quindi era antitetico al modo normale, diciamo, di ragionare. Inizio a usare il software open source e imparo a programmare finalmente 8 anni dopo in C++, perché avevo un compilatore, potevo capire cos'era la programmazione degli oggetti. Mi appassiono di sicurezza informatica e scrivo un piccolo tool, un piccolo software che dimostrava una vulnerabilità in alcuni sistemi. Io studiavo architettura a Palermo, non c'entrava completamente niente. Però ero appassionato di questa cosa qua. Allora mi arriva la prima telefonata di una lunga serie, perché io prendo questo software, lo rendo disponibile con licenza open source e mi telefonano da Milano e mi dicono: senti, ma tu vuoi lavorare qua con noi che abbiamo un team di ricercatori sulla sicurezza informatica? E io rispondo: vabbè, perché no? Quindi me ne sono andato da Palermo a Milano. A Milano sono sopravvissuto forse 6 mesi in tutto, perché poi me ne sono tornato indietro. Però in quei sei mesi mi è successa un'esperienza importantissima, perché per me finora l'open source era questa cosa della distribuzione, io lo prendo e lo uso e così via. A Milano noi cosa facevamo per lavoro? Facevamo attacchi informatici su commissione. Ti telefona un'azienda e ti dice: vorremmo un attacco informatico. Ti fai firmare la liberatoria, se no te vai al gabbio, come dicono i romani, dall'amministratore delegato, perché sennò è penale, e tu provi, lui se è furbo non avvisa il suo team, perché deve essere tutto reale, e tu fai un attacco informatico in piena regola come se fossi, diciamo, il cattivo, per vedere se loro hanno sistemi di sicurezza adeguati a pararsi. Per fare questi attacchi informatici scrivo un tool per migliorarli, che si chiamava HPing. Questo HPing lo utilizzavamo noi attivamente. A un certo punto il mio capo viene e mi dice: senti, io vorrei che tu non lavorassi più per i clienti. Scrivi solo questo HPing e rilascia l'open source così come stai facendo. E io gli dico: ma scusami, ma se io rilascio HPing open source, noi che ci guadagniamo, lo regaliamo a tutti. Lui mi ha detto: tu non ti preoccupare, vai, 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 fallo, fallo. Dopo un po' ho capito che il discorso era il marketing, perché la ricaduta che noi avevamo commerciale su questo tool che producevamo era più importante del fatto che io passassi mezzo pomeriggio a lavorare per un cliente. Per cui l'open source, che parte all'inizio su una motivazione culturale, se vogliamo anche politica, di questa distribuzione, dell'importanza del software, che non lo puoi tenere chiuso, inizia a legarsi al sistema economico, perché a questo punto pure il capo mio, che non era per niente, diciamo, avvezzo a regalare tutto, mi dice: fai sta cosa, inizia a cambiare qualcosa. E io per 6 mesi lavoro soltanto a questo tool, facendo quello che mi piaceva fare e anche potendolo regalare a tutti. Quindi un'esperienza bellissima. Poi me ne torno in Sicilia. Passano alcuni anni. L'open source a quel punto era diventato così importante da essere imprescindibile. In quegli anni, a questo punto sarà stato forse il 2006, è quando inizia anche il sistema operativo Android. Qualcuno di voi ha un telefono che gira con Android? Per il fatto che Android è un sistema open source, è possibile per un produttore cinese fare un telefonino, infilarci dentro questo software gratuito che possono scaricare, e il telefono te lo vendono 150 euro. Figurati se devono creare la piattaforma software da zero, se il telefono possa costare 150 euro, o se fosse possibile avere questa accelerazione della tecnologia, se ogni volta tutti devono reinventare. Ormai l'open source praticamente era diventato, così come ora, la base assoluta di ogni progetto software. Avete un decoder Sky a casa, ci gira dentro Linux, un sistema operativo open source. I macchinari medici sono basati spesso sull'open source. Tutte le volte che visitate una pagina web su internet, dietro c'è un server che gira quasi sicuramente su software open source. Perché l'open source?
partendo dal basso, partendo da un concetto estremamente antieconomico per i tempi, ha questo effetto di upwelling e diventa invece mainstream. Com'è possibile? Uno dei problemi è il fatto che i grandi, anche chi aveva i soldi per investire in software proprietari, voleva evitare un problema che si chiama software lock-in. Ovvero, se io a te ti vendo un database e tu diventi Google e tutta la tua infrastruttura tecnologica è basata su Google, sul mio database, io dico, vabbè, costava 2, domani costa 25. E tu che fai? Ti cambi, ti riscrivi tutto da capo, adatti tutta la struttura tecnologica per un nuovo database e poi se quell'altro che te lo vende fa di nuovo lo stesso discorso. Invece, basandosi su piattaforme aperte, se il discorso con un fornitore non ti conviene più, chiami altri programmatori, il software è aperto, il codice sorgente esiste, gli dici continuamelo tu e così via. Quindi per evitare anche il lock-in, l'open source diventa sempre più importante anche nel mondo dell'enterprise. Ovviamente la mia startup la faccio partire sul software open source, perché torno in Sicilia e faccio con un mio amico questa startup. La facciamo sull'open source e dopo un po' facciamo una partnership con Telecom Italia. Quando i servizi che noi creavamo vengono pubblicizzati sul portale Virgilio, immaginatevi voi quanto traffico ci arrivava a cui non eravamo preparati. E allora mi serviva un nuovo tipo di database che potesse gestire questi dati, moltissimi accessi in un unico secondo. Quindi che potesse gestire tutto questo carico di utenti, possibilmente utilizzando pochi computer, perché meno computer utilizzi è più efficiente in termini economici quello che stai facendo. Allora, questo sistema non esisteva e me lo scrivo io. Non esisteva né commercialmente né nell'open source. Inizio a fare un prototipo. Faccio questo prototipo e lo applico alla mia startup e funziona benissimo. E allora dico, io sto utilizzando nella mia startup tutta una piattaforma software open source. Probabilmente dovrei prendere questo componente nuovo che ho scritto e rilasciarlo secondo una licenza open source. E però non mi sono fermato là, perché mi sono fatto prendere leggermente la mano, per cui per un anno intero ho lavorato 8 ore al giorno a questa cosa gratuitamente. Immaginatevi, per esempio, i vostri genitori, se vi vedono che per un anno e mezzo lavorate gratis, anche vi arrivano telefonate assistenza tecnica, lavorate con la gente per risolvere i problemi, però non chiedete mai una lira. Ovviamente è molto, molto lontano questo modo di operare da quello a cui siamo abituati nell'economia, diciamo, reale. Fatto sta che proprio per questa volontà di distribuire tutto gratuitamente, perfettamente documentato, facendo sentire anche che io c'ero dietro il progetto, il software inizia ad essere utilizzato sempre di più da grandi colossi dell'informatica. Instagram inizia a basare tutta la sua piattaforma su questa cosa che facevo io. Twitter segue pure registrando i tweet all'interno di Redis. Redis è il nome del prodotto che ho fatto, non mi ricordo se l'ho detto. E così via. Sempre più persone iniziano ad utilizzare questa cosa, ma per me continuava ad essere un hobby. E allora mi arriva un'altra telefonata. Questa volta da un colosso dell'informatica americano che si chiama VMware. Magari qualcuno ha sentito dire. E mi dicono, senti, noi ti vorremmo pagare questo Redis. Vogliamo che diventi un nostro dipendente, ti assumiamo con VMware Italia, che hanno loro una sede pure qua, e continui a lavorare a sta cosa. Ma io dico, non devo fare nulla per voi? No, tu continui a fare quello che vuoi. L'importante è che continui a fare quello che stai facendo prima, solo che invece di essere non retribuito, ti paghiamo noi. Uno dice, ma la gente è strana, veramente. Sta americani, forse. Una volta che praticamente inizi a diventare parte di un sistema produttivo non ti vuole mollare, perché se è un hobby, poi domani ti stanchi, poi non c'è più Redis. Per cui, alla fine, si creano dei supporti tecnologici, sociali, economici e così via, a far sì che le parti importanti di un sistema economico o anche tecnologico vengano in qualche modo supportate. E per anni allora io continuo con VMware a sviluppare Redis. Nel frattempo Redis diventa sempre più importante. Era difficile trovare ad un certo punto un'azienda che non lo utilizzasse. E allora iniziano a svilupparsi le prime società che vendevano consulenza su Redis. Più di una. In particolare ne fondano una a Tel Aviv, molto grossa, che ora si chiama Redis Labs, ma prima si chiamava in un altro modo.
Gli ho dato io poi il permesso, sempre gratis, per chiamarsi Redis, non sai mai che mi davano un euro. E loro iniziano sempre di più a lavorare sull'idea, che, perché l'open source è gratuito, tu lo scarichi, lo modifichi, però se tu sei un'azienda molto grossa e hai bisogno di farlo girare in un determinato modo, se ci sono degli esperti che ti possono guidare, è interessante, è utile. E loro iniziano a vendere Redis sul cloud, iniziano a migliorare alcune parti e così via, avevano un team di programmatori, io ero da solo. A un certo punto, siccome avevamo un investitore in comune tra VMware e Redis Labs, mi dice questo investitore: senti, ma tu ma che ci fai a VMware? Vattene a Redis Labs, che è dove fanno supporto per il tuo prodotto. E passo dall'altra parte. Nel mentre la società diventa sempre più grande e io riesco, anche una, ora che lavoro per Redis Labs, a lavorare solo ed esclusivamente sulla parte open source. Continuo quindi, come prima, ad impiegare tutte le mie energie per redistribuire tutto quello che faccio in maniera aperta. Sono su Twitter a spiegare agli altri ogni giorno dopo giorno che cos'è che sto continuando a fare, se qualcuno ha bisogno continuo a fornire assistenza in maniera diretta e così via. Il sistema, diciamo, della società Redis Labs crea quel sistema economico che supporta lo sviluppo di Redis e che permette anche, per esempio, a me di essere pagato e anche ai miei colleghi e così via. Ora, in questa storia di fondamentalmente di upwelling culturale, perché poi di fatto questo, cioè quando hanno iniziato con l'open source al MIT o a Berkeley, cioè erano quattro fricchettoni, diciamoci la verità, cioè se erano bravissimi loro come informatici, ma se tu allora dicevi il futuro dell'information technology saranno questi quattro pazzi che regalano tutto, non ci avrebbe creduto nessuno. Ma hanno prodotto una accelerazione tecnologica fondamentale. Io l'idea che voglio lanciare oggi qua è che forse nell'informatica questa cosa l'abbiamo vista, abbiamo assistito a questa cosa 30-40 anni fa, perché gli ingegneri, chi fa software, sono gente un po' particolare, ma che magari l'idea della redistribuzione massima delle idee, del sapere, non è una cosa che funziona solo in quest'ambito, e se funzionasse nella gran parte degli ambiti della cultura umana, e ancora non lo abbiamo sperimentato. Per cui magari la prossima volta che vi capita di fare una qualunque esperienza umana, sia essa un'azienda, un'associazione culturale, qualunque cosa, anche un pezzo di teatro, quello che preferite, provate a mettervi dal punto di vista di voler dare accesso massimo alle cose che fate. Aprite una gelateria? E allora ci sono tutti gli ingredienti pubblicati e persino date delle informazioni su come fare a casa esattamente quel gusto, magari su come l'interazione migliore con i clienti. Oggi quando me ne vado io dal mio ristoratore di fiducia, gli dico: ma sta carne è buonissima, ma com'è che fai a ottenere delle carni così buone? E lui mi dice: sapessi, guarda, che cosa faccio per riuscire a trovarti sta carne? E no, non lo so, perché non me l'hai detto. Bisogna cambiare punto di vista, bisogna vedere, andare a vedere dov'è che ci porta il punto di vista di concentrarci sul distribuire al massimo il sapere e sul rendere tale sapere accessibile, perché darti l'Odissea senza spiegarti come la devi leggere può essere limitativo. Per cui io spero che la prossima volta che voi vi accingerete a fare qualcosa penserete magari all'open source e come potete applicare le stesse idee nei vostri ambiti. Grazie mille e arrivederci.